Allora ragazzi, oggi è il 15 di luglio, chiaramente non so quando uscirà questo video come al solito, sto cercando di fare meno video tra virgolette per riuscire a portarmi avanti sulla... per riuscire a portarmi avanti appunto sul lavoro e riuscire a fare questa... a stare almeno di una quindicina di giorni di stacco dalla realtà, poche parole. Comunque ho smontato tutto, questi sono i documenti che firmeremo oggi, alcuni documenti, tutto vuoto. Questa è la roba che rimane qua, sono vestiti piccolini di mia figlia, quella la porto su che è il cibo del cane, e qua è tutto vuoto. Il bagno è vuoto. Andiamo su. Queste sono le ultime due cosine che si porta via mia figlia. E questo è vuoto. Quindi da oggi inizia la mia vita in camper. Ok ragazzi, 15 luglio 2022, sono ufficialmente un full time in camper e da oggi inizia il mio percorso di vita appunto sul camper con le due belle. Adesso vado a prendergli il cibario vario a loro perché non ho fatto in tempo oggi con le varie molture, cazzi e mazzi che ci sono state annesse e niente, adesso vado appunto a prendere il cibo, vado a fare gasolio con la Kuwait perché ho un buono da 10 euro di sconto, quindi su 50 euro praticamente, e niente, lì faccio il pieno e vado in Liguria su al solito posto per 4 giorni, il quinto giorno mi imbarco per la Sardegna e questa è un'altra storia. La luce in fondo al tunnel. In conclusione vi dico che alla fine è giunto il termine della giornata. Allora niente, stiamo andando sulle strisce pedonali perché sennò qua ci tirano sotto e praticamente è finita la giornata nel momento in cui questo qua mi tira sotto e andiamo praticamente a farci un bagno adesso che sono circa le 9 di sera, più che altro per i cani perché sono stati nella terra. Poi facciamo una passeggiata fino a mezzanotte, vado a mangiare il gelato e la giornata si conclude così perché sono stato con i genitori, quindi non ho fatto nient'altro che stare con loro e mia figlia. Buonasera ragazzi, allora questa giornata è stata un po' particolare perché diciamo che ci siamo un po' incontrati io, mia figlia e i miei genitori qua a Vado Ligure, solito punto di incontro nostro. Mare spettacolare, abbiamo fatto il bagno e tutto. Non ho preso in mano la telecamera perché l'ho lasciata sul camper perché poi me la sono dimenticata. E poi diciamo che ho voluto vivermi questo primo giorno completamente di vita in camper, un po' in famiglia tra virgolette, abbiamo mangiato sul camper e l'abbiamo fatto un po' in intimità, ecco, diciamola così. E quindi non ho fatto riprese. Adesso sono qui che sono le 10 passate, chiudo la giornata così, i cani sono qua, uno è lì e l'altro là, non si vede, e il camper è là in fondo, il solito parcheggio libero, gratuito, sempre. Bella a tutti. Eccoci qua, questa sarà la nostra spiaggetta oggi e praticamente non viene nessuno e per oggi siamo qua così, il secondo giorno di vita in camper, vediamo come va, ma penso che sia uguale a tutti gli altri, non cambia assolutamente niente di quando sono partito per 4 mesi per le Canarie,
di quando faccio le mie ferie qui, quindi non so, non vedo la differenza per il momento. E niente, alla fine ho dovuto comunque passare col frigorifero al gas, perché avendo usato il ventilatore, un po' di cose, ho usato troppo e quindi non avrebbero scaricato di brutto anche le litio. E niente, ciuccia troppa corrente il frigo trivalente, quindi quando c'è sole alto magari lo passo a 2:20, tipo mezzogiorno fino alle 5, e poi o in base a dove sono, perché qui adesso il sole non c'è dove ho parcheggiato il camper, quindi vediamo un po' da farsi, insomma. Per ora non c'è nessuno e stiamo qui, vediamo. E volevo andare in mezzo, volevo andare, però non mi fido, quell'acqua di merda lì che c'è la corrente, quindi in teoria non si potrebbe stare qua. Divieto di balneazione, ma noi il bagno non lo facciamo. Siamo qua solo sulla spiaggia. È un po' in secca il fiume. Guardate che bello. Siamo tornati in campo perché c'è veramente un fottio di gente in giro, ma veramente tanta, e allora ha cominciato ad arrivare un po' di gente appunto lì dove ero io con i cani, almeno sono venuto via, sono qua, adesso sono al fresco perché abbiamo il ventilatore, l'altro sotto lì, sì, manco un pochettino perché comunque la strada è una bella calda, hanno bevuto, adesso ci facciamo risotto nero con tonno. Allora, mi sono messo un attimo a editare i video e un po' di roba al PC, ventilatore, birrettina, perché c'è da morire, a parte i gradi che ci sono in camper, ma comunque col ventilatore si sta bene. I cagnolini sono andati fuori, guardate un po'. Qua fa un po' più fresco, c'è la pianta e metà camper sotto la pianta, ho aperto la veranda abusivo nel parcheggio qua e giusto per tenere il frigo lontano dal calore, e la pianta copre metà, quindi i pannelli sono attivi e niente, hanno lì l'acqua, comunque è abbastanza fresca e sono veramente stremati. Perché comunque nuotano, vanno dentro in acqua e dai, ci sta un po'. Comunque fa veramente caldo, mamma mia, non pensavo una cosa del genere. E sono venuto spesso a luglio io al mare, non me lo ricordavo così opprimente questo caldo. Va bene, dai, a più tardi. Bagno, stiamo qua a fare girettine qua ai cani, bere. Questo è un parcheggio, sì, un parcheggio cani chiuso, volevo dire. Qui c'è la fontanella dell'acqua e loro scorazzano qua, ma non è che scorazzano tanto, anche perché sono stanchissimo. Oggi hanno dormito tutto il giorno, 4-5 ore hanno dormito. Poi andiamo a mangiare un bel gelatone, andiamo a farci un giretto in piazza. Siamo arrivati in spiaggia dopo il gelatino e la passeggiatina, e oggi c'è stato un fottio di gente, guardate la monnezza che c'è, tutto pieno di immondizia, guardate che merda, guardate che bastardi, tutto pieno. Oggi c'era veramente un carnaio qua, infatti non sono stato qua, adesso sono qua perché non c'è nessuno. Poi la montagna di là, i cagnolini sono qui, uno, due. Ok,
ragazzi, colgo l'occasione per dirvi che se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Ciao!